c'è un tema che ha sempre intrigato l'artista è il cibo, perché come diceva Bonaparte, un esercito cammina sullo stomaco e anche l'esercito degli artisti ha sempre avuto l'inclinazione a camminare sullo stomaco. Ma questo viene nella cultura italiana sin dagli antichi romani. Se pensate a quanto sono belle alcune decorazioni di Oplonti, i cesti con i fichi, il cestino di Caravaggio. Non so se Caravaggio abbia visto le cose romane, probabilmente le ha viste perché allora Roma aveva più decorazioni parietali di quelle che ci sono rimaste, perché Roma esaltava già il cibo. Nel museo di Napoli ci sono degli strappi di quelle cose che facevano loro, che non erano proprio affreschi, erano, assomigliano un po' agli affreschi, erano fatti con delle cere queste pitture. Beh, e ci sono degli strappi con il fornaio, con la distribuzione dei pani, con i pesci, con i cibi, perché è una nostra passione. E questo per modo di fare, questo modo di fare poi viene ripreso ovviamente nella pittura più alimentare che esista, che sono le ultime cene, che hanno una loro versione talvolta aulica e intelligente, ma talvolta come nell'Alta Bergamasca, dove non avevo mai visto un pesce vero, mettono i crostacei e i gamberi di fiume. Cioè, allora, sulla tavola dell'ultima cena appare una sorta di racconto complessivo del cibo dal tardo medioevo fino a quell'epoca straordinaria che è poi il primo rinascimento. Perché lo è nel primo rinascimento? Perché in quel momento lì la grande rivoluzione alimentare diventa una delle realtà della potenza politica e della potenza economica italiana. Se vedete i campi, l'area cremonese, noi oggi non pensiamo che cos'era Cremona, ma Cremona nel 600 aveva più o meno gli stessi abitanti di Londra. Era una città molto fiorente, molto grande, ed era capace di imprimere una cultura, per cui ci sono questi exploit incredibili dell'alimentazione, sono anche la dimostrazione in realtà di quanto quelle scelte politiche fossero delle scelte oggettive, concrete, cioè sono una benedizione. Infatti loro, chi è che li riprende questi quadri dei cremonesi? In un modo incredibile poi gli olandesi. Gli olandesi imparano in Italia a fare le nature morte, e le fanno quando fanno la loro rivoluzione, sia contro la Spagna che contro il cattolicesimo romano. I riformati olandesi, apparentemente severi, vestiti di nero, cosa si mettono in casa? Delle tavole imbandite in cui c'è il prosciutto, in cui ci sono le olive, roba che venga da lontano, i limoni che non fabbricano neanche loro. Cioè il cibo diventa un motivo di esaltazione. E questo attraversa poi tutto il 600 in un modo glorioso e arriva fino all'epoca moderna. Ma proprio in quel momento lì, nel grande 600, che il cibo trova la sua esaltazione. Andrà avanti ancora un po', per esempio, nella Francia della nobiltà, no? La nobiltà, quando il quadro con la lepre uccisa o con il fagiano assume addirittura un doppio significato: non solo il cibo, ma il privilegio. Io sono nobile, posso mangiare questa roba qua, tu no. Ed è la stessa cosa che troviamo nei sovrapporti italiani degli stessi anni, cioè i quadri di Cerutti nella Bergamasca, i sovrapporta, i quadri da cucina, gli accumuli di polli spenati di Baschenis. Che cosa sono se non l'esaltazione di un diritto supremo di chi appartiene alla classe privilegiata e dice: guarda, io mangio più o meno così, tu mangi quello che puoi. Però l'Italia, che è un paese bonario, affronta anche l'opposto. E uno dei Caracci dipinge un povero diavolo che mangia i fagioli con una passione assoluta, perché l'Italia è il paese del compromesso perenne, cioè la roba da mangiare non è solo per i ricchi. Era inizialmente per l'ultima cena, diventa l'esaltazione della ricchezza agricola, in quei quadri dove appaiono ciliegi, frutti di ogni genere, ma diventa anche la propaganda. E si arriva fino ad un esempio che cito spesso, che è straordinario, che è il grande presepe che si fa fare Ferdinando IV a Napoli, quando a Napoli avviene la vera rivoluzione alimentare, cioè quando le tesi della fisiocrazia, che sono quelle in base alle quali si dice da Decassi in avanti, la ricchezza delle nazioni non dipende dalla quantità di oro accumulato come si pensava nel 500, nel 600, la ricchezza delle nazioni dipende dalla quantità di abitanti che le nazioni hanno, e per avere molti abitanti bisogna avere molto cibo. Questo è il motivo per il quale nel 700 avviene la grande rivoluzione agricola europea nei paesi principali, cioè in Francia, che passa da una popolazione ridotta a una popolazione 4 volte più alta, nel mondo dell'impero asburgico, in Austria, e nella sua derivazione italiana, che sono i quattro luoghi
dove in un qualche modo si sono insediati i figli di Maria Teresa, Milano, Parma, Firenze e Napoli. Allora, per Parma intendo Parma-Modena, allora, perché c'è anche il dopo Modena, c'è l'ultimo dei discendenti asburgici. Lì avviene la rivoluzione, e questa rivoluzione ha bisogno dei suoi esempi. E Ferdinando IV, nel suo presepe, quello che vedono tutti, perché viene aperto al pubblico, fa un elenco di bufale, un elenco di mozzarelle, un elenco di cibi nuovi, quelli che sono appena arrivati, perché la bufala è appena nuova, e in mezzo c'è un contadino seduto davanti a un piatto di spaghetti con la pomarola in coppa e con la forchetta e mangia gli spaghetti, perché il nuovo prodotto alimentare, la grande rivoluzione è avvenuta, l'industria ha cominciato a produrre gli spaghetti. Allora, da noi il rapporto natura morta e cibo e cultura e politica è un dato radicale, che arriva poi fino ai futuristi, perché i futuristi quando fanno esplodere il mondo dicono le vecchie tradizioni sono da buttare via, buttano via quelle cose lì e inventano tutta una sorta di diavolerie bizzarre, inventano i budini a forma di seno, inventano dei cibi che sono trans estetici e che sono in fondo la radice di quella che sarà la nouvelle cuisine. Il rapporto fra arte e cibo in Italia è assolutamente regolare e basilare. Non lo è solo in Italia, se pensate alle nature morte di Chardin, a quelle brioche fantastiche, quelle di cui Maria Antonietta diceva non dategli pane, dategli di brioche, perché le vedeva nei quadri di Chardin. Allora, la nostra pittura storica ha sempre avuto questo dialogo formidabile e sarebbe anche bello un giorno farli vedere questi quadri. Non è detto che non succedano.